Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super sono di proprietà di Toei Animation, Mediaset, Shueisha e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Ah, merda, volevo colpire Tenzing. Mea culpa, ragazzi. È che mi è difficile distinguere le vostre aure. Siete tutti debolissimi. Ragazzi, Cell è tornato. Grazie, Yamk. Ma vedo le vostre espressioni sconvolte mentre vi scervellate per capire come ho fatto a tornare più potente che mai. Ebbene, la risposta è contenuta nel mio corpo. Un nucleo piccolissimo, ma di una forza spaventosa. Per mia fortuna, è sopravvissuto al mio attentatuccio kamikaze, al contrario del vostro Goku. Ma il punto fondamentale è che la mia eredità biologica Saiyan, grazie padre, ha incrementato la mia potenza, riportandomi non solo alla mia forma perfetta, ma ad una forma superiore a qualsiasi altra mai vista. Ora, io sono... Cell perfettissimo! Va bene, Yamko, ci sta, ma anche meno. Ehi, hey, Gohan, se gli tiri un altro cazzotto in faccia dici che vomita un'altra G18! Te lo chiedo per un amico! Non mi secca che tu sia ancora vivo. È ora di dare una pulita a questo merdaio. La mela non cade mai lontana dall'albero. Però, ben presto cadrai in una tomba. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Per favore! Trunks! Tranquillo, amico. Ci sono passato anch'io. Ti daremo un fagiolo di Balzare e no, è morto. È morto. So cosa si prova. Sinceramente stare nell'aldilà non è malaccio. È il momento della morte che ti ossessiona. Tutto sembra come rallentare quando scivola fuori dalle tue spoglie. Mi chiedo se sono stato davvero riportato in vita o se sono rimasto intrappolato nell'istante della mia morte. Oddio, finalmente qualcuno che mi viene a parlare. È più facile la seconda volta. Credici o no, è peggio. Il mio piccolo! Vegeta, no! Vegeta, sì! Vegeta, no! Addio, Vegeta! Quando arriverai all'inferno, raccomanda di fare un po' di spazio! No! Per Vegeta? Veramente? Già, veramente? Veramente? Finché avrò ancora fiato in corpo, tu non ucciderai nessun altro! Vabbè, quindi dovrò aspettare 5 minuti. O comunque il tempo necessario a caricare questa. Ah. Krilli, un fagiolo, presto! Ah, ti ricordi che avevamo 8 fagioli, no? Eh? E quante persone ci sono qui? Quindi siamo senza... Siamo senza fagioli di Balzar! Sappi che quest'onda non è riservata solo a te, Gohan, ma è destinata a tutto il vostro mondo! È il mio canto del cigno per questo pianeta! Vegeta, razza di cerebro leso! Trunks potevamo resuscitarlo senza problemi. E tu dovevi cominciare adesso a fare il padre. Ah, ma parlo io. Non sono meglio di te. Potevo anche lasciarti crepare. Adesso sono monoplegico e Cell ucciderà tutti quanti. Dispiace. Oh cavolo, allora sì che siamo fottuti. Beh, se questa è la fine, ti amo. Ehi, Tenzing, visto che ormai ci siamo... Se stai per dire le parole ti amo, ti giuro che... Veramente io volevo dirti che sei una grandissima testa di cazzo. Oh. Ma anche il mio migliore amico. Anche tu, bello. E in tutto ciò, Gohan, la ciliegina su questa gustosissima torta, oltre al fatto di cancellare la tua esistenza, è che non essendo sottoposto ad un certo fallimento evolutivo di nome invecchiamento, io vivrò in eterno, libero di vagare tra le stelle. In effetti bisognerà che mi trovi un hobby. Che ne so, birra artigianale. Quindi è così che morirò, senza un braccio e ucciso da un androide.
La situazione ha non so che di familiare. Gon! Reagisci! Tuo padre non getterebbe la spugna e non devi farlo neanche tu! Maestro Junior! Vuoi fare la cosa giusta per Goku? Non avere paura di quel bastardo! Infatti, Pidocchio, e in fondo me l'hai detto anche tu, non ha alcun senso avere paura dell'inevitabile. Già, forse hai ragione. Onda Ener! Con un braccio solo! Ma è magnifico! Un'ultima presa di posizione contro di me! La resa dei conti definitiva! Dammi ciò che non mi ha dato tuo padre prima che ti mandi a frignare da lui! Prendiamo i corpi e spegniamocela! Uccidilo, sorcio! È una gran buona cosa che le onde non esplodano quando entrano in contatto. Dimmelo quando ti si addormenta il braccio, Pidocchio, così comincio ad impegnarmi. Nel peggiore dei casi, morirai e diventerai più forte! Ha fatto miracoli per me! È pretendere troppo chiederti di tacere e combattere! Come, Pidocchio? Non ti riesco a sentire! Prova con il linguaggio dei segni! Usare il linguaggio dei segni con un braccio solo conta come difetto di pronuncia o come accento! Accidenti! Non mi reggo più sulle gambe! Non mi sento più il braccio! E nessuno vuole chiudere il becco! Ah, scusa, richiamo più tardi! Papà! Ciao, figliolo! Scusami se ci ho messo tanto! Da Rayamber c'era una fila che non ti dico! Stavo quasi per saltarla, ma sarei finito all'inferno! Ci dovresti finire all'inferno! E il telefono non fa che urlarmi contro! Papà, io credo di non farcela! È fortissimo e... era tutta colpa mia! Della mia codardia, della mia superbia e ora della mia debolezza! Finiremo tutti! Gohan, tieni bene a mente che se non ce la farai, Junior finirà ucciso. Tua madre finirà uccisa. Tutti finiranno uccisi. Ma soprattutto, se non ce la farai, tu finirai ucciso. E tu sei meglio di così. Sei meglio di lui. Sei meglio di me! Alla Madonna! Visto? Io quella forza me la sogno. Per ora. Tu non sei solamente mio figlio. Tu sei Son Gohan. Adesso punta i piedi, stringi i denti e mangiati quel cavallo! Che roba è, Pidocchio? Una nuova energia oppure le tue ultime forze? Comunque sia, non ha importanza. Ammira la potenza di due mani! Gohan! No! Consolati, caro Gohan! Pur essendoti battuto da solo non morirai! Eccolo qui il mio ultimo regalo per te! Una morte perfetta! Oh, merda! Vai adesso! Oh, merda! Ma sì, io sono qui a dirvi cose per me importanti e voi non lo sapete se son parole o sentimenti. Però non ha importanza se c'è chi parla di incoerenza, perché io sono io a modo mio. Rimpianti ne
troppo pochi, non è il caso che li racconti. Ho fatto quel che ho voluto solo con me, guardando avanti. Ho avuto, non ho avuto, tutto perfetto, tutto sbagliato. Però io sono io a modo mio. E anche se ho pianto un po', quell'esperienza mi ha fatto bene. Ho avuto sì bocconi amari, però saputo sputarli fuori. Ringrazio Dio di essere io a modo mio. Cavallo mangiato. Qualcuno mi afferri! Morto! Sen è morto! Nessuno di voi se la prende se mi metto a piangere, vero? Meglio adesso che 5 minuti fa. Allora, piccolo! Hai battuto il tuo primo cattivone! Che si prova? Gohan! Per chiunque possa sentirmi, il mio sistema nervoso autonomo ha disattivato tutte le funzioni corporee non essenziali. Non posso muovermi, sentire o vedere. Informazioni aggiuntive. Ho davvero tanto, tanto bisogno di andare in bagno. Ora ti portiamo al palazzo, piccolino. Tu sei Tenzing. Hai delle mani morbidissime. Ehi, sapete se c'è del cibo al palazzo? No, perché muoio di fame. Quarta regola dell'allenamento di Popo. Sì, sì, mai mangiare le sue cose. Ehi, Junior, ci fermiamo a metà strada per uno spuntino. Sai, Vegeta, mi aspettavo che rivendicassi la vittoria. E io che mi ringraziaste per aver salvato le vostre inutili vite. Tranquillo. Adesso resusciteremo il tuo piccolo. Vi conviene, cazzo. Siamo vivi? Dopo questa storia devo riconsiderare la mia vita. Mister Satan! Mister Satan, abbiamo trovato dell'attrezzatura nel furgone. C'è solo l'audio, ma la gente può sentirla. Vuole spiegare al mondo che cosa è appena successo? Ma io non... cioè veramente io... Mister Satan! Vuole spiegare al mondo? Ivi compresi i suoi milioni di fan spaventati, confusi ed evidentemente in rivolta. Che cosa è successo? Ebbene, mio buon Jimmy, e voi che ci ascoltate, vi dirò tutto quanto. Cell è morto. Ed è stato il sottoscritto a fargli la testa! C'è un cadavere, Mister Satan? No! Cioè, volevo dire, ovvio che no! È esploso senza lasciare traccia dopo un sol colpo! Il super mega pugno devastante di Mister Satan! Se non fosse stata una tale schiappa... Gli avrei tirato un pugno per ciascuno dei miei meravigliosi satanisti! E ora che si fa? Un'orgia! Un'orgia! Sì, fanculo sta città! Ebbene, Re Furry, pare che ancora una volta la vittoria sia nostra. Sì, signore, credo anch'io che sia merito del figlio di... quel tale Goku. Ma sfortunatamente,
Il resto del mondo non saprà mai la verità. La passeggiata si farà più tardi, signore. L'orgia ha avuto inizio. Gohan! Che gli avete fatto, idioti? Niente, l'abbiamo lasciato battersi con Cell. Da solo? Beh sì, ecco, noi di solito facciamo così. Dammelo subito, citrullo! Mi sa che la guarigione non funziona. Ci vuole il bocca a bocca! Dende! Gohan! Respiri bene? Meglio del solito, in realtà. Ah, ok, va bene, d'accordo, va bene. Ehi, mi spiace per tuo padre, piccolo. Già, brutto affare. Dai, ragazzi, è tutto a posto. È morto. C'è un bel po' di terapia da fare qui. Sei stato davvero straordinario. Senza di te, saremmo tutti morti. Già. Ci tenevo a fartelo sapere. Ma lo so. D'accordo, allora. Purché ti sia chiaro. Ma perché avete portato due tipe morte al mio palazzo? Buongiorno a te, splendore! Dove sono? Cosa è successo? Dov'è Cell? Al palazzo, Gohan ha ucciso Cell e... Gohan ha ucciso Cell. Che cos'è il palazzo? È dove abita Dio! Bella lì! Ok, è un bel po' di roba da digerire. In più sono innamorato di te! E con questo ho fatto il pieno, grazie, ciao! Aspetta, no! Mannaggia, sono una frana! Lo siamo entrambi! Tutto a un tratto mi rallegro della morte di Trunks. Dai! Beh, questa cosa era meglio che non la vedesse. Ho capito, ma dai! Ok, Sharon, sveglia, sveglina, c'è tanta gente mortina! Sono l'Eterno Drago! Esprimete i vostri desideri! Mi sembra... meno burbero del solito. Bella, Sharon! Bella, Verdone! Ascolta, Eterno Drago! Per prima cosa, riporta in vita tutti i terrestri uccisi da Cell! Un gioco da ragazzi! Ma sì, è una bella scrivania! Posso andare in parad... Dove sono? Sei al palazzo! Oh, bene. Mi ha restituito i vestiti. Dato che avete resuscitato più di una persona, vi resta un solo desiderio. Non sprecatelo! Sbaglio o qualcosa non quadra? Già, Goku non dovrebbe essere qui. Glielo dici tu o faccio io? Oh, ti prego, insisto. Avrei voluto dirvelo dopo che fosse morto Krilli, però voi siete riusciti nell'impossibile, quindi... Non si può resuscitare chi è già morto in passato. Cosa? La scampata bella! Niente panico, Polunga può riportare in vita anche chi è già morto. Bella pensata, Junior! Useremo l'ultimo desiderio per andare su Namek. Glielo dici tu o faccio io? Con te non ci parlo! Papà! Goku! Ehi, ragazzi! Sono in paradiso con Rekkaio! Sì, grazie di aver specificato! I terrestri! Yamko, razza di coglione! Tranquillo, Goku, andremo su Namek e ti resusciteremo, aspetta e vedrai! State a sentire. Ci siamo. Ci ho pensato un po', e... ecco... Raditz e Vegeta sono venuti sulla Terra a causa mia, giusto? Poi Freezer è venuto sulla Terra a causa mia. E gli androidi sono stati creati a causa mia. È come se ogni volta che la Terra è in pericolo, io fossi il comune dominatore. E a dirla tutta, sono stanco di dominare. Tocca a te dominare, Gohan. Tutto quello che hai detto era giusto, in teoria. E così ho pensato che... forse... sarebbe meglio se io restassi morto. Ma fai parte della nostra vita da tanto tempo. Non può finire così e basta. Mi rendo conto che è dura, ma credo sia meglio così. E poi non è mica detto che ora ci salutiamo per sempre. Magari un giorno, quando sarà il momento giusto, ritornerò a trovarvi. Insomma, questo non è un addio. Diciamo un arrivederci. Gohan, so bene che... Papà, no. Va bene così, perché su una cosa avevi ragione. Posso prendermi cura di noi. Però, promettimi che ogni tanto ci chiamerai. Ma certo! Non sono mica il tuo cellulare! Devo salutarvi, c'è un'interferenza. Stammi bene, Gohan, e salutami il tuo fratellino! Cosa? La mamma è incinta! Addio, figlioli! Ma come si fa a riagganciare? Toglimi le mani di dosso! Papaya, l'occhio! Ci vediamo, papà. Sentite, se voi non avete desideri in particolare, io non ho mai avuto l'occasione di... Puoi ritrasformare C-17 e C-18 in esseri umani? Eh? Fa niente, sarà per un'altra volta. Ah, ho capito. Li vuoi rendere umani in modo che siano più deboli. Cosa? No! Quel dannato Dottor Gelo si è preso le loro vite!
e credo che meritino di meglio. Questo desiderio è al di là dei miei poteri. Stronzate! Le regole non le ho fatte io. E chi è che le ha fatte? Ciao! Perché sono incredibilmente giuste ed equilibrate. Ma in fin dei conti, essere un androide non comporta nessuno svantaggio. Sì, a parte il fatto che devi girare con una bomba nel petto. Aspetta, Shenron! Vuoi far sparire le loro bombe? Posso farlo. Allora fallo! Ho esaudito le vostre richieste. Addio, Verdoleone, passo e chiudo. Per la cronaca, approvo i risultati del tuo desiderio, ma non il movente. Volevo fare la cosa giusta, tutto qui. A me sta bene. Sei un bravo uomo, Krilly. Grazie. Peccato che C-18 non lo sappia. Se solo avessi un'altra occasione di parlarci. Ma perché cavolo l'hai fatto? Grazie, Sharon. Potevi desiderare un miliardo di zeni. O magari un naso. E invece hai preferito utilizzare un drago magico che esaudisce desideri per noi. Eh già, chissà perché l'ha fatto. Era la cosa più sensata. Ascolta, devo andare in cerca di mio fratello. Posso solo immaginare cosa gli stia passando per la testa. Non ho mai avuto quella barca. Sicuramente una stupidaggine. Ma risentiamoci. Aspetta, aspetta, dammi il tuo numero. 18. Questa me la sono cercata. Non ho ben capito cosa è successo. Criglia la ragazza. Che schifo. Sarà meglio che torni a casa. Ho promesso a Riff che se non fossi morto a fine giornata, avremmo cenato fuori. Gay. Mi mancherai anche tu, Yanko. Grazie di tutto il suo aiuto, signor Tenzing. Il vero lavoro lo hai fatto tu, piccolo. Tieni quella testolina fra le nuvole e i piedi ben piantati a terra. E Trunks, sfascia il culo a quei due. L'idea è questa. Al prossimo incontro, che probabilmente avverrà quando il mondo sarà in pericolo, perciò tenete d'occhio Vegeta. Voi ci siete mai riusciti a inquadrarlo? Assolutamente no. Forse dovremmo seguire il suo esempio. È stato un giorno più lungo di quelli di Namek. Pensi di restare qui al palazzo, maestro Junior? Beh, se a Dende sta bene. Ci verrei a trovare, Gohan? Ogni volta che potrò. Allora sì, abbiamo una stanza per te, Nail. Non ho mai avuto una stanza. Che cosa atroce? Ed esilarante. Io dico atroce ilarante. Se non vi dispiace, vorrei che domani passaste alla Capsule Corporation prima che io parta. Prima di conoscervi, per me eravate solo delle storie. E ora che ho lottato al vostro fianco, mi mancherete molto. No, capperi, amico, ma certo! Tu nello specifico, Gohan. Serviva dirlo! Ci verremo con moltissimo piacere. Noi ci vediamo presto, Dende. Non vedo l'ora, Gohan. Faremo un pigiama party e giocheremo al gioco della bottiglia insieme. Uno contro uno, ciccio. E va bene, ragazzi, pronti? Forza, torniamo a casa! Complimenti a tutti! Ci vediamo alla Capsule Corporation! No, mi spiace, nella macchina del tempo c'è un solo posto! Non potresti infilarmi in una capsula? Ma perché vuoi venire nel mio futuro post-apocalittico? Perché mia madre è single? Scusa, il mio appartamento è per di qua, ci vediamo, Trunks! Tuo padre preferisce restare morto anziché vivere con sua moglie e i suoi figli! Mamma, no! Papà sarà anche, anzi è, una delle persone più stupide, egoiste e irresponsabili di nostra conoscenza. Ma prima di andarsene, ha parlato di noi, di tutti noi. Anche di me? Nonno, per favore, potresti evitare? Il mio Goku! Ne sei proprio sicuro, Goku? Mai stato così sicuro. Tanta gente morirebbe di nuovo pur di riavere quello che avevi tu. Una moglie affettuosa, due figli, poteri ultraterreni! Sì, ma loro non vanno da nessuna parte. E anche se fosse, verrebbero a stare qui insieme a me. E tutti felici! Tu sei una strana creatura, Goku! Diciamo che
non ho paura dei cambiamenti, ecco. Non ne ho mai avuta. A conti fatti, so per certo che se la caveranno. Perché se ho imparato qualcosa da quando sono arrivato sulla Terra... L'hai detto, sì! È che tutti sono più forti di quanto non credano. Mi sono lasciato alle spalle le persone migliori del mondo. E ne sono felice. Le cose cambiano. E continueranno a cambiare. Non c'è modo di impedirlo. E la cosa più importante è che ora possono vivere le loro vite e costruirsi il loro futuro. E non vedo l'ora di vederlo, il futuro che costruiranno. Come facevi a sapere che ero qui? Mi sembrava il posto più ovvio. Vero? Allora, come posso soddisfarti? Mi sono fatta una promessa e sono qui per mantenerla. Ci vediamo un film oppure... Coso? Giù i pantaloni. Oh, va bene, solo... non prendermi in giro, a me si allunga dopo. Oh mio Dio. Cosa? Vai sul letto. Sì, signora! Thank you.